per quanto quantitativamente modesto e meritevole di essere integrato anche in altre forme, ai territori delle province di Parma e Piacenza duramente colpite, come già i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, qualche mese prima da violenti eventi meteorologici. Per concludere, un decreto legge che detta disposizioni rilevanti nei settori strategici della scuola, finanziando un'ulteriore tranche del programma Scuole Belle, delle grandi aziende in crisi, sostenendo i processi di mantenimento dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali, e che prevedono doverose misure di sostegno finanziario per i territori colpiti da calamità naturali. Scelta Civica esprimerà pertanto voto favorevole alla conversione del decreto. Grazie. La ringrazio, colleghi. Prima di dare la parola all'onorevole Merilla salutiamo degli ospiti. Intanto gli alunni e docenti del liceo scientifico paritario De Nicola di Roma e poi ci spostiamo a Palermo, gli alunni e docenti dell'istituto magistrale Regina Margherita e della scuola elementare Gabelli appunto di Palermo. Grazie per seguire i nostri lavori. Prego, onorevole Merilla. Grazie, signor Presidente. Questo decreto affronta questioni non omogenee, si articola su tre grandi questioni e questo è di per sé censurabile, secondo quanto più volte ha detto il Presidente della Repubblica, soprattutto il passato Presidente della Repubblica, che invitava i decreti emanati dal Governo a trattare materie assolutamente omogenee. Naturalmente siamo favorevoli a stanziare con urgenza fondi a favore delle popolazioni delle province di Parma e di Piacenza colpite dall'alluvione del 13 e 14 settembre di quest'anno, tramite la riduzione dei saldi relativi al patto di stabilità interno.